sulle 5-6 ripetizioni, in questo modo fai due cose. Uno, vai a toccare un metabolismo energetico. Se stai sulle 5-6 ripetizioni, andrà a lavorare prevalentemente il metabolismo anaerobico lattasido, che è quello del creatin fosfato. 5-6 ripetizioni, seconda cosa, lavori molto la forza, che ha un aspetto più neuromuscolare. Seconda seduta, sempre con la classica panca piana, per esempio vai sulle 10-12 ripetizioni. In questo modo vai a lavorare il metabolismo, lavori prevalentemente il sistema energetico anaerobico, però lattasido. Mentre il precedente era lattasido, qui lattasido, come dice il nome, vai a produrre acido lattico, perché viene. Diciamo che le scorte di glicogeno intramuscolare vanno a essere toccate molto frequentemente. Ok? E due, per lavorare sull'ipertrofia, quindi massa muscolare pura. Poi andiamo avanti con il quarto, adesso te lo dico. Avete visto? Ok, il quarto potrebbe essere variare gli ordini degli esercizi. Cosa vuol dire? Ti faccio un esempio anche qui. Mettiamo che una seduta vai a fare per l'allenamento del petto, spalle e tricipiti, comunque vai a fare dip alle parallele, panca piana con bilanciere, secondo, terzo vai a farti delle croci su panca inclinata a 30-45 gradi. Ovviamente andrai, cioè nella prima serie è sicuro, nelle prime serie del primo esercizio dai 100. E poi arriverai alle ultime serie dell'ultimo esercizio, darai boh, 60, 70, dipende. Ecco, questo, se noi andiamo a invertire l'ordine, a cambiare gli ordini degli esercizi, per esempio prima ti fai la panca, poi dip e poi le croci, cambia tutto. Ci sei? Lo stimolo muscolare è completamente diverso. Questo sempre alla base della confusione muscolare. Poi andiamo avanti con un altro esempio. Altro esempio, questo è il 5, andiamo a variare la metodica. Questo è una di quelle che amo di più. Ti faccio un esempio, che è quello che poi riporto in fisico funzionale Gold. Magari alla fine ti lascio il link, così te lo provi e sperimenti sulla tua pelle la potenza, ma veramente la potenza di questo modo qua. Che cosa vuol dire? Per esempio, nella prima seduta, prima seconda, vai a utilizzare il metodo Gironda, classico 8x8. In quelle successive, per esempio, vai col tricep doppio esaurimento o col tricep olistico, quello 5 10 30, che va a toccare tutte le componenti muscolari. Ok? Questa è un'altra metodica fantastica, a mio avviso. Proprio come dicevo in fisico funzionale Gold e in altri miei programmi vado molto con questo, anche nella Christmas Fit Challenge. Anche di questo ti lascio il link, ti ricordo che uscirà il 3 dicembre. Ti puoi provare la seduta di prova gratuita. Ti lascio qua alla fine, poi andiamo avanti. Io vado molto veloce, se ti vengono domande mentre lascio un commento sotto che ti rispondo molto volentieri. Ok, poi abbiamo detto 6, la velocità delle ripetizioni. Cosa vuol dire? In termini tecnici vado a variare il time under tension, il cosiddetto TUT. Sempre la panca piana come esempio. Mettiamo con un 3x10, posso farlo nel primo caso per esempio con 2-1x, vuol dire che la fase positivo concentrica ci metterò 2 secondi. La fase di fermo al petto o fase isometrica, un secondo, la fase concentrica sarà esplosiva, per esempio. Ok? Quindi qui abbiamo un tempo sotto tensione per ripetizione di 3 o 4 secondi. Secondo caso, posso andare poi a lavorarla sempre con il 3x10, ma utilizzo un TUT 8-1-4. Cosa vuol dire? Fase eccentrica, scendo col bilanciere piano, lento in 8 secondi. Fase isometrica di fermo al petto un secondo, fase concentrica o positiva di 4 secondi. Qui la
il tempo sotto tensione per ripetizione di circa 13 secondi, cambia tutto, ok? Mentre prima avevamo 4, 3, 4 secondi, qui ne abbiamo 13, completamente diverso, ok? Poi andiamo avanti, quindi ti ho detto che perdo il conto, se no ti ho detto la sesta, andiamo con la settima. Settima, anche questa metodica la utilizzo molto, soprattutto nella ultima Christmas Challenge. Ti lascio il link dopo così la provi. Che allora, variare i tempi di recupero. C'è una grandissima differenza tra recuperare 2 o 3 minuti tra una serie e l'altra o recuperare 20-30 secondi. Vado ad agire su aspetti muscolari totalmente diversi. Nel primo caso vado più sulla parte di forza, comunque sull'ipertrofia miofibrillare. Nella seconda recuperi brevi, quindi per forza carichi più bassi, vado sull'ipertrofia sarcoplasmatica, quella cosiddetta non contrattile. Ci sei? Quindi, a tal proposito, c'è anche un bellissimo articolo che ho scritto sul blog del collega Umberto Mileto che ti consiglio di andarti a leggere. Ok? Quindi questi erano i 7 modi. Ora, come ti dicevo, questa è la prima parte della diretta. E la seconda parte che faremo lunedì prossimo o venerdì su YouTube, adesso devo decidere, seguimi per saperlo. Andremo a trattare come applicare tutto quello che abbiamo visto oggi, sia in termini di ipertrofia che in termini di dimagrimento. È un po' diverso, cambiano un po' le cose, i principi sono uguali, ma cambia la pratica. Ok? Se hai domande scrivi qua sotto, metti like a questo video. Allora, al termine ti condivido quello che è il link sia di Fisico Funzionale Gold, programma specifico che ho creato per fare massa muscolare, che sfrutto la confusione muscolare soprattutto con le metodiche, e ti lascio anche quello della Christmas Challenge, che è un programma che lancerò il 3 dicembre che serve per dimagrire in sole 15 minuti al giorno in modo che ti vivi le feste in modo molto più leggero, ok? Lì gli allenamenti sono brevi, sono HIIT, di questo ne parleremo un po' nella prossima diretta. Che dire, se non ci sono domande io ti saluto, ti ricordo qua sulla pagina Facebook facciamo le dirette ogni lunedì, venerdì più o meno all'1:30, 2, questo è l'orario indicativo. E ti ricordi il venerdì dove sei tu che decidi l'argomento delle dirette su YouTube invece. Ok? Noi ci vediamo nella prossima diretta. Ciao da Mattia!